Ma se gli uomini onesti come lei si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive, appunto ai Sedara. E tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Principe, la prego, cerchi di collaborare. Siete un gentiluomo, Chevalier. E considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto. Gianne, quando dite che i siciliani certo vorranno migliorare, non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. Ma sedete un momento, voglio raccontarvi un fatto. Pochi giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, alcuni ufficiali di marina inglesi, in servizio sulle navi in rada, mi chiesero di salire sulla terrazza della mia casa, da dove agevolmente si può vedere tutta la cerchia dei monti intorno alla città. Rimasero estasiati da quel panorama, ma mi confessarono tutto il loro stupore per lo squallore, per il sudiciume delle strade di accesso. Non provai a spiegare loro, come ho tentato con voi, che una cosa era derivata dall'altra. Uno degli ufficiali chiese: ma questi garibaldini che vengono a fare realmente in Sicilia? Vengono a insegnarci le buone creanze, risposi in inglese. Ma non ci riusciranno, perché noi siamo dei. Risero, ma non credo che capissero. È tardi, Chevalier. È quasi ora di pranzo. Dobbiamo andare a cambiarci. E se vorrete, potrete partire domattina all'alba. Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà. La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa. Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, uno o due secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Arrivederci, caro Chevalier. Arrivederci. La ringrazio di tutto, principe. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene. Come ha detto? Niente, niente. Scusi, come ha detto? Non ho sentito.